Siamo in compagnia di Brunello Rosa, CEO Rosa and Robini Associates. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi, grazie. Allora, vorrei partire con una domanda semplicissima. Ovviamente adesso si spera nel Conte Terra, almeno queste sono le speranze di Conte. Le vorrei appunto chiedere, anche se ci fosse il Conte Terra, quali sono le prospettive in particolar modo per un terzo governo Conte e secondo lei possono andare avanti, ecco, le riforme del governo e soprattutto il progetto più importante, ovvero il Next Generation EU? Sì, diciamo che la formazione di un governo Conte che dia continuità all'esperienza precedente è probabilmente è lo scenario che il mercato preferirebbe in questa fase, perché l'apertura di una crisi completamente al buio in cui va trovato un nuovo punto di equilibrio tra le forze politiche aprirebbe una stagione di incertezza molto pesante che il mercato avrebbe difficoltà a scontare. Quindi chiaramente la prosecuzione dell'azione di governo, magari con una maggioranza leggermente diversa, è lo scenario su cui il mercato probabilmente in questa fase sta scommettendo di più. Diciamo che per fare quelle riforme ovviamente serve una maggioranza un po' più ampia di quella che Conte può riuscire a mettere in campo nelle prossime ore, anche col sostegno di un gruppo parlamentare centrista ulteriore di supporto alla maggioranza, al Senato e poi ovviamente anche alla Camera. Però lui può anche un po' ingrossare le file della maggioranza nei prossimi mesi, man mano che si procede verso luglio, quando inizia il semestre bianco per l'elezione del Presidente della Repubblica. E diciamo in qualche misura Forza Italia si può spostare più verso l'orbita della maggioranza rispetto che rimanere attaccato al centrodestra. Però questi sono scenari tutti da verificarsi a valle della formazione del governo. Diciamo la chiave è che Mattarella vuole numeri certi ex ante e non ex post, quindi non manderà Conte in Parlamento a meno di non essere sicuro che riceva la fiducia da parte della maggioranza assoluta, dei deputati, ma soprattutto dei senatori. Ecco, lei è sorpreso anche della reazione dei mercati, sia l'equity, ovvero il FTSE MIB, che oggi corre decisamente, ma anche il mercato obbligazionario. Stiamo vedendo lo spread stabile a 114 punti base e non solo, anche i rendimenti del decennale italiano che sono abbastanza sostenuti. Sì, diciamo che la borsa è un po' più spiegata dall'andamento generalizzato delle borse mondiali, in particolare quelle americane, come dicevate giustamente in apertura, sostenute da buoni risultati a livello di compagnie americane e non solo. Quindi di fatto in qualche modo è un po' al traino. D'altra parte questo è un anno di crescita rispetto alla contrazione molto forte dell'anno precedente, quindi c'è un po' un sentimento più positivo. Va visto quanto sarà il rimbalzo. Abbiamo visto che il Fondo Monetario ha un po' abbassato le stime di crescita dell'Italia quest'anno, però un conto è fare, diciamo così, analisi di quanto crescerà il paese, se più o meno. Un conto era fare i conti con una contrazione come quella del 2020. Quindi diciamo un po' gli animal spirit rimangono, oserei dire, strutturalmente positivi in questo 2021. Il mercato obbligazionario è una storia diversa perché tipicamente era il maggiore indicatore delle crisi eventualmente politiche o istituzionali che si verificavano in Italia, ma in questo momento c'è il backstop molto forte evidentemente della Banca Centrale che può intervenire a sopire ogni focolaio di ripresa dello spread, anche se attenzione, lo spread può anche essere risalito, ma i valori assoluti sono storicamente bassi, un decennale sotto l'1% veramente non si è mai visto. Quindi dovessimo anche arrivare a livelli di spread dei momenti più duri della storia recente della Repubblica Italiana, 200, 300, il livello assoluto sarebbe comunque ampiamente gestibile da parte del Tesoro. Chiaro non sarebbe preferibile, chiaro che i partner europei non sarebbero
per niente contenti e cercherebbero di mandare segnali alle loro controparti italiane perché cerchino di mantenere la linea europeista dell'Italia, perché il Next Generation EU a questo punto impegna tutti contemporaneamente e indistintamente e non un solo paese. Vorrei focalizzarmi anche sulla campagna vaccinale. Il quotidiano tedesco Handelsblatt ha accusato questa mattina AstraZeneca, ovvero il vaccino di AstraZeneca, di non essere efficace per quanto concerne gli over 65, ovvero le persone con più di 65 anni. Ovviamente AstraZeneca, anche Downing Street, ha risposto immediatamente che sono accuse senza alcuna base, che il vaccino è assolutamente efficace. Peraltro, appunto, volevo riportare questa statistica ai nostri telespettatori. Sinora negli States sono vaccinate 8 persone su 100, secondo i dati del Financial Times. In Gran Bretagna 10 su 100, però in Europa, inclusa la Germania, che di solito è sempre prima, soprattutto rispetto ai propri peers come la Francia, l'Italia, la Spagna e tanti altri paesi, solo 2 su 100 persone. Allora possiamo chiamare a questo punto la campagna vaccinale non di grande successo, anzi leggermente caotica. Rimarrà il vaccino il market mover principale sia per i mercati, ma anche per la crescita economica? Ma le campagne vaccinali saranno ovviamente un tema molto importante per gli anni a venire, perché non ci scordiamo che questa è una cosa che in qualche modo è un repeated game, cioè iniziamo quest'anno ma andrà seguita per diverso tempo. Chiaramente quest'anno bisogna dare, diciamo così, la scossa iniziale più forte, assicurandosi che vaste parte della popolazione siano state vaccinate per aiutare quella herd immunity che un po' tutti stiamo aspettando e sperando che si realizzi, se è possibile realizzarla con un virus del tipo corona che non è così facile da tracciare. In fondo il raffreddore lo prendiamo più volte durante l'anno e lo prendiamo tutti gli anni, quindi bisogna ancora capire qual è l'efficacia di questi vaccini. Ecco perché lei mi ha chiesto del market mover. Io penso che un maggior market mover del vaccino sarebbe una cura che riesca a ridurre drasticamente gli effetti della malattia e soprattutto le ospedalizzazioni. Ci sono grandi avanzamenti rispetto a questi medicinali monoclonali, policlonali, che tendono a creare una risposta immunitaria molto forte, in parte quelli che sono stati usati sul presidente Trump quando è stato ospedalizzato col Covid. Quindi, di fatto, a mio avviso, un maggiore market mover dei vaccini sarebbe quello di uno sviluppo delle cure più veloce, più efficace di quello che c'è adesso. Non è facile intravederlo, c'è qualcosa che si sta muovendo, evidentemente, ma credo che sarebbe più forte e più risolutivo della campagna vaccinale. Ecco, spostiamoci velocemente negli Stati Uniti. Domani, ovviamente parte oggi la riunione della Fed, domani la decisione e la conferenza stampa che naturalmente seguiremo in diretta. Intanto le volevo chiedere, ecco il suo parere, che cosa possiamo attenderci, perché abbiamo sentito già che Anthony Fauci si sente molto più tranquillo con la nuova amministrazione, ha dichiarato che lascia la scienza parlare e non ha alcuna preoccupazione durante le conferenze stampe. Potrebbe essere lo stesso effetto anche per Jerome Powell, visto che questa sia appunto sarà la prima conferenza stampa sotto l'amministrazione Biden e, come ben sappiamo tutti, ci eravamo abituati, ecco, a vedere tantissime pressioni dall'amministrazione Trump nei confronti della Fed. Sì, questo dovrebbe essere sicuramente un cambio di tono non indifferente, nel senso che tutti sappiamo quanta pressione Trump abbia messo su Powell per ottenere ciò che voleva, che erano tagli di tassi molto forti, che in realtà poi ha ottenuto, perché ci furono tre tagli già nel 2019, poi nel 2020 sono stati riportati i tassi a zero. Powell ha resistito formalmente e
anche informalmente in tutti i possibili modi, salvaguardando l'indipendenza della Fed, però alla fine il risultato in qualche modo che Trump sperava di ottenere in qualche modo è stato ottenuto. Però è chiaro che avendo un'amministrazione sicuramente meno ostile, Janet Yellen al tesoro, stato capo della Fed prima di Powell, quindi di fatto molto rispettoso delle prerogative della banca centrale, evidentemente lo scenario è tutto cambiato. Domani non dovrebbe succedere praticamente nulla. La Fed è andata molto spedita sulla rivisitazione praticamente di tutto il suo framework, ai rubinetti degli acquisti aperti, ha fatto forward guidance sui tassi, forward guidance sugli acquisti di titoli, ha fatto la sua strategy review, ha cambiato la sua policy strategy, adottando average inflation targeting. Quindi di fatto tutto il lavoro che fino a questo momento poteva fare la Fed è stato fatto in attesa di grosse novità dal punto di vista macroeconomico. È difficile immaginare che possa fare ancora di più. Magari ci potrebbe essere una riattivazione di quei canali diciamo, credit easing che la Fed ha aperto, che però richiedono l'indennizzo da parte del Tesoro per via dell'articolo 13.3, che l'ultima fase dell'amministrazione Trump, tramite Mnuchin, di fatto ha interrotto. Mi risulta difficile immaginare che il Tesoro sotto la Yellen non riattivi questo canale se la Fed glielo chiede. Ecco, quindi possiamo attenderci una maggiore collaborazione, in particolar modo in questo momento così delicato, non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo. Intanto volevo anche sottolineare che la nuova amministrazione ha ereditato ecco, un paese fortemente indebitato. Intanto Biden ha già lanciato una proposta di 1.900 miliardi. E stiamo già vedendo le risposte dei repubblicani. Abbiamo avuto anche modo di intervistare durante la nostra programmazione in inglese alcuni repubblicani che non sono proprio d'accordo con questo pacchetto, in particolar modo con il price tag, ovvero la somma che secondo loro è estremamente alta e non necessaria. Quale invece è il suo parere? È la somma di cui l'America ha bisogno? Ma i repubblicani hanno sempre un po' questa tendenza, che quando sono loro al governo del deficit e del debito se ne disinteressano completamente, e quando ci sono i democratici al governo diventano dei falchi. Quindi, diciamo, questa loro riflessione lascia un po' il tempo che trova. Storicamente, mentre la teoria direbbe, che i democratici sfasciano il bilancio, i repubblicani lo mettono a posto. Questo diceva un po' la storia, no? La sinistra tax and spend, che è un po' la narrativa delle elezioni tipica. Quando si va a vedere poi invece la storia dei deficit e del debito americano, tradizionalmente negli ultimi 30 anni sono state le amministrazioni repubblicane che hanno fatto i deficit maggiori, soprattutto per finanziare le guerre, o affrontare crisi in gran parte causate dalla deregolamentazione che loro avevano introdotto, e i democratici hanno messo a posto il bilancio, sia sotto Clinton che sotto Obama, e sono sicuro che succederà anche con Biden, grazie soprattutto alla crescita economica. Questo non è il momento di ritirarsi dal punto di vista dello stimolo fiscale, né in America né in nessun altro paese del mondo. In questo il Fondo Monetario è molto chiaro: non ripetiamo gli errori fatti dopo la crisi finanziaria globale del 2008-2009, quando abbiamo stretto cordoni alla borsa troppo presto. All'epoca addirittura non erano stati aperti inizialmente, solo dopo furono aperti e poi stretti troppo presto. Quindi, tutti sono concordi nel dire non facciamo gli stessi errori. Adesso siamo in una specie di economia di guerra. Nell'economia di guerra i deficit vanno ben oltre il 10%, arrivano anche al 20%. In UK siamo già al 19%, per dire, e in America non siamo distanti. Il debito pubblico sale ben oltre il 100%, durante le guerre può arrivare al 200%. Speriamo che queste non siano le cifre di cui c'è bisogno.
Però purtroppo l'andamento dell'economia, l'andamento della pandemia mi fanno supporre che queste siano un po' le linee di tendenza attuale. Chiaro che si porrà poi successivamente un tema enorme di come rientrare di questo enorme debito. In questo senso le banche centrali avranno un ruolo fondamentale perché dovranno in qualche modo monetizzare tutto questo debito che è stato emesso negli ultimi 2 o 3 anni. Ecco, invece le preoccupa questa dipendenza che stanno sviluppando i governi nei confronti delle banche centrali perché sino a poco fa era un trend che ci eravamo abituati di vedere, in particolar modo soprattutto per quanto concerne i mercati, ma non i governi nazionali. Sì, ma d'altra parte non è che ci siano molte alternative a tutto questo. Quando si emettono tali tante quantità di debito, qualcuno lo deve pur comprare. E a tassi così bassi, è molto difficile che, il settore privato, intervenga così massicciamente. Anzi, probabilmente si porrà un tema di sostenibilità, per esempio, dei fondi pensione, che hanno grossa difficoltà a fare il loro asset liability management con tassi così bassi. Come spesso accade, si prendono risorse a prestito dal futuro per risolvere le crisi di oggi, sperando che i posteri poi siano in grado a loro volta di risolvere i problemi che hanno ereditato dal passato. A volte è così, a volte non è così. In ogni caso, qui ci troviamo evidentemente in una situazione estremamente eccezionale. Si è scelta una strada, un policy mix probabilmente subottimale nei paesi occidentali. Non si è seguito l'esempio cinese. Noi abbiamo visto recentemente queste foto di concerti che si svolgono a Wuhan, mentre noi siamo ancora chiusi in casa nei vari lockdown in Europa e quelli probabilmente arriveranno negli Stati Uniti dopo più di un anno. E questo perché evidentemente non sono fatte le scelte di policy azzeccate dal punto di vista sanitario. Siamo partiti in ritardo e si è stati troppo conservatori o conservativi nell'approccio. Si seguono regole, diciamo così, un po' antiquate, e anche le soluzioni sono molto antiquate. Social distancing, e quarantena sono soluzioni medievali. Venivano adottate durante le pandemie del Medioevo. Quindi risulta difficile immaginare che in 300, 400, 500 anni e più non si sia potuto immaginare uno schema di approccio a una pandemia diverso e più moderno, che tenesse contemporaneamente in considerazione le ragioni sanitarie e le ragioni economiche dei vari paesi. Evidentemente così non è stato. Ne paghiamo adesso tutte le conseguenze, ne pagheremo ancora di più negli anni a venire. Infatti, appunto le volevo chiedere come ultima domanda, tornando ovviamente in Europa, perché questi lockdown non si sono visti negli Stati Uniti durante la pandemia. Il governo precedente, l'amministrazione Trump, aveva confessato che è difficile controllare il Covid e non ha fatto più sforzi, più di tanto sforzi per controllare la pandemia. Effettivamente, sembra che sia incontrollabile anche in Europa, guardando ai numeri. Per quanto tempo possiamo continuare con queste strette, rimanere a casa e quali sono le prospettive, ecco, per i cittadini? A mio avviso poco, perché la tolleranza dei cittadini per restrizioni, che poi a un certo punto iniziano a sentire ragionevoli, non è infinita. Io, per esempio, qui dalla Gran Bretagna vedo che adesso si pongono strette che avevano un senso un anno fa, sarebbero state anche accettate un anno fa, ma messe adesso rischiano di diventare addirittura controproducenti, perché se il governo impone restrizioni che poi la popolazione non accetta, o metti i militari per le strade, ma così facendo affossi la tua popolarità e poi minimo minimo perdi le elezioni, ma molto probabilmente poi possono succedere episodi più gravi di insurrezione, rivolta, cambio di regime, quindi bisogna stare molto attenti. Oppure alla fine la volontà della gente prende un po' il sopravvento. In questo senso sto dicendo che i
il sequencing delle misure adottate, a mio avviso, è stato subottimale in Europa, ancora di più ovviamente negli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono più grandi. L'unica variabile dipendente veramente importante della pandemia è la densità di popolazione. Più i paesi sono densamente popolati, più difficile è evidentemente controllare la pandemia, perché se il social distancing è la misura di contenimento più efficace, è evidente che avendo più spazio a disposizione si riesce a controllare meglio. Ecco, gli Stati Uniti hanno un territorio enorme, sono un paese, ma sono di fatto distribuiti sull'ampiezza di un continente, 315 più o meno milioni di persone su un continente. L'Europa, a seconda dei confini che gli vogliamo mettere, siamo 500-550 milioni, su un territorio più o meno assimilabile a quello degli Stati Uniti, quindi una popolazione molto superiore. È chiaro che ci sono paesi con densità di popolazione anche superiore, tipo il Giappone, che però da sempre sono abituati, e noi tutti lo sappiamo, a portare la mascherina anche in tempi non di pandemia. Questo ha aiutato molto, per esempio, a contenere lo sviluppo della pandemia stessa in quel paese. Quindi è evidente che l'Europa e gli Stati Uniti non possono avere, come si può dire, la stessa strategia di contenimento. Per non parlare del fatto che due delle tre case che per ora sono state autorizzate a emettere i vaccini sono americane, quindi di fatto ci possiamo tutti lamentare di quanto questo possa essere unfair, ma che ci fosse una simmetria nella distribuzione dei vaccini poteva ampiamente essere messo in conto. Quindi la domanda è quanto gli europei si siano dati da fare per sviluppare un proprio vaccino, e per europei intendo non solo i britannici, che dopo Brexit evidentemente hanno assunto una posizione molto più chiusa rispetto alle esigenze dell'Unione Europea, anche come strumento negoziale per comunque negoziati che vanno avanti su tutti i fronti dopo lo skinny deal che hanno fatto a dicembre. Grazie mille a Brunello Rosa, CEO, Rosa e Robini Associates. Grazie mille per essere stato con noi, buon pomeriggio. Grazie a voi, buonasera, arrivederci.